Allora, questa sera, come ho annunciato tutte le altre sere, è l'ultima sera di questa stagione, la ventesima stagione del Festival Musicante nel Parco, estate, e quell'estate non è finita, ci sarà una coda di caldo, ho sentito, quindi di caldo, ma questa sera saremo non riscaldati di più da questo bellissimo concerto finale. Molti mi hanno chiesto che io finisce adesso che facciamo la sera. Ci sono le registrazioni di Giancarlo Danieli, se le volete riascoltare, basta mettere su YouTube Musicante il giorno e la data e riascoltate tutto. Ma come ho detto gli altri giorni, questa sera abbiamo l'onore di avere il factotum, direttore, principe, Angelo Custode, non so più che cosa dire, dell'Aurum. E lo dico non perché sono amica, lo dico perché io sono amica di parecchie persone, però ci sono le persone e persone. Sono 20 anni da questa manifestazione e lo dico proprio in modo schietto quali sono. Da quando c'è il maestro Lucio Di Biase, l'Aurum funziona 24 ore su 24. E io sto vedendo tutti sì con la testa, a prescindere dalla mia manifestazione, quindi non voglio essere di parte, assolutamente. Ma Licio ha, a parte la cultura, ma non è questo, anche l'intelligenza di inventarsi manifestazioni e anche di circondarsi da persone che gli vogliono bene e quindi da riempire tutti i vari cartelloni, quindi già in mente delle belle cose da fare, perché Licio ama Pescara, l'hai sempre amata, l'hai sempre, lui è stato assessore alla cultura, mi ricordo, già aveva fatto delle bellissime cose come film alla memoria, eccetera. Però veramente da quando stai qui, forse perché anche se sei scrittore, quindi hai una certa sensibilità riguardo alla cultura, soprattutto alla cultura abruzzese, questo fa onore perché c'è una grande vitalità qui dentro l'Aurum e quindi una lode maggiore, tutti gli artisti ti ringraziano, Musicante lì c'è 700 musicisti iscritti, i quali tutti quanti ti ringraziano, quindi un applauso a Lucio Di Biase. Sabato mattina, come ho già fatto, cioè dopo domani, ci sarà la presentazione, un'ennesima presentazione di un ennesimo capolavoro, un libro che ha scritto Licio Di Biase, che adesso presenterà su Aldo Moro. Aldo Moro non ha bisogno di presentazione. Licio Di Biase. Bene, dopo le cose dette da Gabriella, che io ritengo un po' troppo di parte, lo dico sempre che esagero un po' delle sue considerazioni. E questa sera sono qui perché voglio veramente ringraziare di cuore Gabriella, perché in questo anno che sto dirigendo l'Aurum, lei mi è stata molto vicina e soprattutto ha organizzato delle cose veramente di qualità. Musicante nel Parco, qui abbiamo fatto circa una decina di 15 concerti. Vabbè, io sono tutto 105, perché sono anche forse che abbiamo fatto 105 cose dal 21 giugno e finiremo il 21 di settembre. E sono 105, dico cose perché c'è i concerti di Gabriella, la presentazione di Lisa, abbiamo fatto tutta una serie di concerti a Piazzale Michelucci, con mostre, giornalisti, Vani, Manzina, Giorgi Donne, insomma, abbiamo fatto veramente tantissime cose in questi 3 mesi. È stato un impegno notevole e dobbiamo ringraziare veramente gli artisti, a partire da Gabriella, perché sono tutti venuti gratuitamente. Noi abbiamo organizzato 105 eventi spendendo 5.000 euro IVA compresa, cioè una cosa inimmaginabile, ma abbiamo chiesto questo sforzo agli artisti perché siamo in un momento di grande crisi, gli enti non hanno più soldi e quindi abbiamo voluto non chiudere con la cultura quest'anno, abbiamo voluto rilanciare, ci siamo impegnati tutti, mettendoci anche noi al servizio veramente 12 ore come per me oggi, 12 ore di fila qui dentro, cioè quindi lavorando veramente in modo pazzesco. Ma perché l'abbiamo fatto? Per dare un segnale alla città, per far vivere
la cultura all'interno di questo, di questa grande, questo grande edificio, l'edificio più affascinante che abbiamo nella nostra città, ma io oserei dire nella nostra regione, per la cultura contemporanea. Ecco, quindi io questa sera non potevo mancare, perché io veramente sono qui soprattutto per invitarvi a fare un grandissimo applauso a Gabriele Castiglione per ciò che ci ha fatto. Io non penso che tutti voi abbiate seguito questi concerti, magari qualcuno che sarà per la prima volta, però molti credo li ho visti anche in altre circostanze. Però come diceva Gabriele, noi abbiamo cercato Ranieri, il webmaster che riprende tutte le nostre performance, per cui su YouTube potrete rivedere tutti i nostri spettacoli, ma soprattutto gli spettacoli di Gabriele Castiglione. Grazie, buona serata e veramente grazie. Grazie, ci ringraziamo un po' come veramente gli amici. Diceva Alice Di Biasi 5.000 euro, mi stava venendo in mente delle frasi che diceva mia madre quando ero ragazzina, che mio padre era poliziotto, dice cosa c'entra, pagavi il mutuo, eravamo tre figli. Una mamma di famiglia, se è intelligente, anche con quattro soldi può fare un bel pranzo e una bella cena, magari anche mettendo i soldi da parte, basta utilizzare magari, che non so, degli avanzi di cucina, oppure basta utilizzare con fantasia e con intelligenza quello che si ha a disposizione, e magari un'altra famiglia milionaria non sa fare niente e non figura come la... io ho voluto fare questo paragone abruzzese, visto che siamo in Abruzzo e Casareggio, per sottolineare ancora di più con l'evidenziatore ciò che ha detto Licio, quindi è molto più apprezzabile, perché è stato più difficile ma più genuino e spontaneo offrire questo spettacolo, perché con tanti sacrifici ma fatti con il cuore, che magari fa telefonare alle agenzie di spettacolo, compri un concerto, è vero Licio, e vengono qua, gli dai 10-20.000 euro e se ne vanno. Quindi sicuramente tutti questi concerti, spettacoli, la danza, il teatro con cucina eccetera, sono stati fatti con il cuore veramente, anche perché sono rimasti tutti quanti contenti ed anche voi. E continueremo, vero Lucio, con gli eventi, tra cui si posso anticipare quello di Santa Cecilia, che anche noi musicisti abbiamo una santa, che il 22 novembre, quindi tutti questi indirizzi che voi avete messo sul catalogo di Musicarte li spenderò per rinvitarvi agli altri eventi qua organizzati all'Aurum, e quindi grazie a Lucio Di Biase. Benissimo, quindi le casalinghe che sono presenti qua e che ci sono d'accordo con questo piccolo paragone che ho voluto fare, quindi a volte non tutti i mali vengono per noi, cioè se non c'era un periodo così brutto, lì c'è sicuramente non c'era un rinascimento, vero? Da scrittore me lo puoi insegnare. Ecco, a volte quando si ha tutto a disposizione, si ha troppo a disposizione, non si fa niente, quindi le cose bisogna saperle conquistare. Questa sera, per essere la finale, ho voluto, tra virgolette, festeggiare con un duplice concerto, anche un po' agli opposti, come abbiamo fatto in altri concerti, quando ho mescolato la musica più moderna con la musica più classica. Ho l'onore di avere dei grandi amici, Tania Puccini, chi non la conosce, è un grande soprano, lirico, lei ha cantato tantissime opere, ha vinto tantissimi concorsi nazionali e internazionali di musica lirica, ma lei oltre alla carriera concertistica abbina, come spesso succede, anche l'insegnamento, quindi l'attività didattica. Lei insegna al liceo di Vasto, mi pare che sia presente la preside anche, e ha messo su con grande con spirito di sacrificio per diffondere la musica, perché i veri artisti sono così, devono fare così, ha messo su un coro bellissimo, con ho sentito le prove, veramente sono delle eccezionali, con dei brani arrangiati e interpretati dalla maestra. Al pianoforte c'è il marito, neo marito, mi sa che oggi fai un anno di matrimonio, vero?
compositore e direttore di coro. Nella seconda parte invece abbiamo così l'onore, perché già la terza volta che vi invito in altre manifestazioni, un coro molto singolare, perché loro fanno un repertorio sia tradizionale, perché c'è il tenore solista Giuliano Di Berardino, che ha una voce, dice, che sembra amplificata da 10 microfoni quando canta Giuliano, maestro e professore di canto e concertista, la maestra di Adriana Lavoro, che è una bravissima musicista classica, e il coro Colline Verdi, che alternano sia i pezzi più classici che i brani tradizionali e folkloristici. Ecco. Quindi presento Tania Puccini, Alberto Ortolano, prego, anche Diana Lavoro e Giuliano Di Berardino. Della musica.
I primi tre brani che voi ascolterete, li ascolterete eseguiti da una sezione ristretta del coro, una sezione solo ed esclusivamente femminile, e vi verranno proposti proprio in questa veste, in questa forma, tre brani appartenenti alla polifonia rinascimentale del 5 e del 600. Il primo brano in particolare è una lauda polifonica del 1600, nell'apparire del sempiterno sole. Il secondo brano è un villancico, cioè un canto popolare spagnolo in lingua franca, però, quindi non una lingua solo ed esclusivamente spagnola, ma era la lingua dei mercanti, quindi una lingua che conteneva in sé termini italiani, spagnoli e francesi, era una sorta di lingua veicolare internazionale. E il terzo brano invece sarà un balletto di Gastoldi del 500. Balletto perché? Perché erano brani vocali ma con ritmi di danza, che si ascoltavano però assolutamente seduti. Dopo questi tre brani, i brani successivi saranno eseguiti dal coro nella formazione completa e sarà appunto un'ulteriore carrellata attraverso generi musicali più vicini alla nostra sensibilità artistica immediata, nonché più vicini alla nostra età. Il primo brano sarà una rivisitazione, una rielaborazione corale del brano di De André il Pescatore. Seguirà poi un canto popolare andino, latinoamericano, un pochito cantas, per poi avvicinarci progressivamente al continente americano con Lollipop, brano sempre degli anni 60-70, e poi un brano gospel che il coro ha presentato, tra l'altro, e ha studiato durante il Festival Internazionale di Montecatini, This Little Light of Mine. E in conclusione, se lo vorrete, abbiamo anche una piccola sorpresa, un'ulteriore chicca a dimostrazione della poliedricità del coro. Grazie e buon ascolto. Yeah.
Let it shine.
il coro ha nel suo repertorio dalla scorsa Pasqua, e ci accomiatiamo da voi con questo brano, che è il celeberrimo motetto di Mozart, Ave Verum. Grazie, grazie, grazie ancora. Ascoltando Mozart, ricordiamo Mozart così come ricordiamo anche delle figure
importanti quali Aldo Moro e tanti altri, appunto. Quindi grazie anche a Licia che ci dà questa possibilità di ricordare queste grandi figure di persone italiane di valore, ecco. Quindi Tania, veramente io ti ringrazio tantissimo, ringrazio i ragazzi, ringrazio Alberto, sicuramente ci rivedremo qui perché abbiamo il patron che ci vuole bene alla musica e noi la stessa cosa a te, quindi organizzeremo sicuramente qualcosa insieme con Tania. Brava, 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 bravissima! Adesso...